Il teatro sociale, con la sua facciata sobria e lineare nello schema urbanistico del centro storico di Badia, ricopre un ruolo primario, disposto quasi di fronte alla chiesa arcipretale e di fianco all'edificio comunale. Entrando in platea è possibile ammirare i preziosi stucchi dorati e le stupende decorazioni pittoriche del paliotto di proscenio e del soffitto della sala. Mentre nei tre ordini di palchi, varie decorazioni con disegni floreali e motivi geometrici abbelliscono il prezioso piccolo teatro. La costruzione del teatro risale al 1813. Ad esserne appassionato realizzatore fu il badiese Bartolomeo Dente. Molto attivo e frequentato, il teatro nel 1836 passò dalla proprietà del fondatore a quella di una società di palchisti. Nel 1855 il teatro subì restauri ed ampliamenti e soprattutto fu abbellito con le ricche decorazioni che ancora oggi ammiriamo. Per la ricchezza delle decorazioni, il teatro badiese veniva ricordato con l'appellativo la scatola d'oro o la piccola fenice per la somiglianza con il grande teatro veneziano. Malgrado il tutto esaurito con incassi sostanziosi, agli inizi del Novecento le spese di gestione lo costrinsero alla chiusura e nel 1905 si ricorda l'allestimento della Tosca, ultima rappresentazione data al Teatro Sociale di Badia Polesine. Grazie principalmente al professor Ivan Tardivello, ispettore onorario delle belle arti per la città di Badia Polesine, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, si riuscì ad inserire il teatro sociale nel piano di restauri di edifici e monumenti del Veneto, e in questi anni furono eseguiti diversi lavori per il suo recupero. E come per l'abbazia della Vangadizza, l'attuale amministrazione sta per dare avvio al recupero completo dell'importante edificio.